Nelle case i bambini dormivano, i grandi svegliati di soprassalto dal tamboreggiare della pioggia nella notte. Un rumore sordo, l'acqua dei fiumi rompe gli argini in ogni dove, scoppia l'inferno. Scuole chiuse, porte delle case sbarrate nella notte che albeggiava. È il 15 ottobre. Il cielo gonfio d'acqua cadde sulla terra e l'alluvione del Sannio divorò persone e cose. Tre le vittime, Seccalore, Sabato, Tammaro, fossero esondati alle prime ore del mattino, le città, i paesi già svegli e pronti a cominciare un nuovo giorno avrebbero registrato un tragico bilancio di vite umane. Siamo lì e ci basta questo, poi il resto verrà. Spiazzata sulle prime la macchina della protezione civile, strade e ponti crollati, case allagate, famiglie isolate, aziende sotto una coltre di acqua e fango, migliaia di sfollati che i sindaci dei paesini di montagna, dall'Alto Sannio al Fortore alla Valle Telesina, hanno dovuto affrontare da soli. L'emergenza alluvione piano piano va a regime, tenuta salda nella sala operativa della prefettura di Benevento. Il governo, distratto, comprende il disastro e invia le corazzate. La presenza massiccia rassicura le popolazioni. Lunedì 19 un nubifragio le mette di nuovo in ginocchio, poi gli acquazzoni si placano, si gira pagina. Si spala fango e detriti per settimane, scuole e fabbriche chiuse, gli imprenditori lanciano un appello. Se va avanti così, falliamo. La prima conta è 700 milioni di danni. Lo stato di emergenza viene approvato dopo più di due settimane dal Consiglio dei Ministri. 38 milioni subito. Il governo la può integrare, è scritto nell'ordinanza che la può integrare. Se lo farà è una domanda che non deve rivolgere a me. Noi chiederemo quello che è giusto chiedere. La speranza dei sanniti laboriosi di tornare alla loro pragmatica normalità.